Ragazzi, vi dimostreremo come a parità di intervento Pirlinter scelgano sempre il calcio di rigore e Padova Juventus invece non fanno nemmeno il check. Ennesima riprova del campionato più falso della storia della Serie A. Fermi, 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 ragazzi, mi raccomando, prima di andare avanti, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla. Attivate la campanellina per sapere in anteprima uscire nuovi video. Mettete like al video, ragazzi, ma soprattutto, come sempre, per il bene della verità, per il bene della Juventus, per il bene della giustizia, dello sport e soprattutto del calcio, condividete, condividete, condividete. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo De Girolamo. Ragazzi, sono senza vergogna, sono senza vergogna. È incredibile, ormai, oltre, ormai non si preoccupano più nemmeno di sembrare imparziali, ormai non si preoccupano più di dare almeno una parvenza di legalità a questo campionato. Questo è il campionato, ragazzi, più falsato della storia del calcio, perché non solo li tutelano fuori dal campo, che violano le norme NOIF per l'onorabilità del rappresentante della società, hanno un presidente, ragazzi, che evidentemente è agli arresti, è evidente che è in stato di fermo, è evidente che non può lasciare la Cina, che già dette che non può partecipare nemmeno alla festa scudetto, solo i bacati ignoranti interisti possono credere che è impegnato per lavoro. Non solo li tutelano anche dal punto di vista delle squalifiche, due volte Acerbi, il loro allenatore che va a parlare negli spogliatoi con la videochiamata che non potrebbe farlo, si salvano sempre in campo, ragazzi, tutte le domeniche, tutte le sante domeniche vengono aiutati e soprattutto quando sono un po' in difficoltà, puh, arriva puntualmente il rigorino. Poi stasera, ragazzi, 7 minuti di recupero. Stasera praticamente il VAR ha detto la partita va avanti fin quando non segna l'Inter. È uscito scritto così, la partita va avanti fin quando non segna l'Inter. Poi la cosa più eclatante, ora vediamo il rigore, ragazzi, veramente una cosa vergognosa. E dimostra l'ennesima volta, ragazzi, la diversità di trattamento tra Juventus e Inter, ve lo dimostreremo, ma guarda caso, c'hanno due diffidati che potrebbero saltare il derby col Milan, ma la prossima c'hanno il Cagliari, che fanno, ragazzi, puntualmente si fanno ammonire con l'accordo dell'arbitro dopo il 90esimo, uno al 91esimo, al 92esimo, uno al 93esimo. Così saltano il Cagliari e sono tranquilli per partecipare al derby. Sono schifezze continue, sono schifezze continue. Vedete, ecco qua, guarda. Cioè sono schifezze continue, ragazzi, sotto tutti gli aspetti. Rubano senza vergogna, fanno schifo. Allora, e questo è il calcio di rigore, ragazzi, che per me è quasi un fallo sul portiere, perché vanno insieme sulla palla. Sì, ci arriva prima lui, ma ragazzi, col pugno già alzato, lo pigli con l'ascella. Se questo è calcio di rigore, ragazzi, veramente, veramente loro dovremmo dare 500 calci di rigore ogni sabato. Però vi voglio far notare una cosa: la diversità di trattamento. Questo danno questo calcio di rigore all'Inter. Thuram lo sappiamo, appena soffi, così come Barella, così come Lautaro, così come, perché sono scorretti, sono antisportivi. Sono il peggio del peggio gli interisti, non c'è, falsificano tutto il falsificabile, il popolo peggiore del mondo. Ebbene, sviene, però, ragazzi, subito l'arbitro, subito il rigore, il VAR, manca 3 secondi, però, boh, rigore, calcio di rigore per l'Inter, non ci pensa nemmeno 2 volte, l'arbitro è tutto contento e felice, taglia di rigore. Bene, vedete invece l'episodio di ieri, in Juventus-Fiorentina, l'altro ieri, Juventus-Fiorentina, su Rabiot, che può essere notato come praticamente un'azione molto simile, perché Rabiot anticipa per 2 volte il difensore della Fiorentina, in realtà è centrocampista, perché è un centrocampista, e come potete vedere lo anticipa per ben 2 volte di testa, e il giocatore della Fiorentina gli dà una ginocchiata nella pancia. È evidente, ragazzi, l'arbitro lì a 3 metri, e lì a 3 metri il VAR era spento, ragazzi, io ero allo stadio, questa è una presa fatta da me allo stadio, io mobilizzato, se volete me lo zoom ancora di più. Rabiot anticipa, il giocatore avversario, cioè il giocatore della Fiorentina, non prende mai la palla, lui lo anticipa e gli dà una gomitata nella pancia, oltre ancora annullata, che non era da annullare perché mi ha scelto il fotogramma esatto. Però io volevo mettere a confronto i due episodi del calcio di rigore per l'Inter, dove Thuram anticipa il portiere gli frana addosso, e questo episodio dove Rabiot anticipa il giocatore del Fiorentina gli frana addosso, e scelto quali sono diametralmente opposti. A uno subito calcio di rigore, e all'altro non solo non si dà il calcio di rigore, ma non si fa nemmeno il check. E attenzione, ragazzi,
Avete sentito qualche televisione, qualche replay, qualche trasmissione parlare di questo episodio? Avete sentito almeno una discussione? Zero, ragazzi. Nessuno ve l'ha fatto nemmeno vedere. Queste sono immagini che ho fatto io da dietro la porta allo stadio, perché per televisione, ragazzi, nemmeno il replay vedrete. Nemmeno quello. Questa è la vergogna di questo sistema marcio mafioso, perché oltre a avere in mano la FIGC, la FIFA, la UEFA e tutti gli organismi sportivi, hanno in mano anche tutti i media e lo show business, ragazzi, perché tutto per orientato a far restare in piedi e a tenere in vita una società che è praticamente fallita, con un presidente in stato di fermo in Cina. Ed è una vergogna colossale, colossale. Ringraziamo tutti i ragazzi della Fondazione Bianconera che si sono svegliati e che hanno fatto quell'esposto. Grazie a loro, ragazzi, dobbiamo sostenerli. Il primo che sento dire che quei ragazzi lì hanno sbagliato a fare quella cosa lì, me lo mangio. Grazie a Dio che esiste la Fondazione Bianconera. Iscrivetevi alla Fondazione Bianconera, ragazzi. Iscrivetevi. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video qua sotto. E sempre, fino alla fine, forza Juventus.